Comunque Noemi, puoi parlarti di avvicinarvi a città? Mia madre è morta. Mia madre, cioè un'interrogazione parlamentare, cioè è un problema che riguarda tutti. Il problema, ha già detto la sua opinione due o tre volte. Ma a me, ma... L'ho ascoltato con attenzione, la ringrazio. E me lo fanno un appuntamento per dare un... Ma quella è la maniera di fare, di occuparsi dei cittadini. È stipendiato, ma sì. Grazie che cosa? Il stipendio lo prendi però, per fare, per farti gli affari tuoi. Mi si vergogni, peggio di Salvini, Dio Salvini, no. Peggio di Salvini sei. Aia. Vergognati. Aia. E beh, che cosa? Sono due anni che vuoi dire, se mi dà l'appuntamento non mi dà niente. Questa è la maniera di fare il deputato, di non occuparsi dei cittadini, però lo stipendio te lo becchi, te lo becchi alla fine del mese. Fate politica solo per quello, per arricchirvi personalmente, siete dei buffoni. Siete dei buffoni! Cittadini, come Ma sono due anni che mi dà l'appuntamento, ma. Cittadini. Allora, l'impressione è che uno debba essere il primo punto di riferimento. Ma sono due anni che non si vede, anche dalle chiedere. Certo, dare retta ai cittadini. Per forza, perché non dare retta al portafoglio ai soldi che si prende. Se no me lo dava l'appuntamento, se no me lo dà. Perché non me lo dà l'appuntamento? Perché me lo dà? Perché questo è una vergogna, ma questo me deve fare il parlamentare. Lo pagano lui per fare il parlamentare. E guarda come lo fa il parlamentare. E quali risposte ha avuto? Nessuno. Interlocutori? Nessuna, come lui. E guarda. Allora non credo che sia un forse bisogna cambiare e come bisogna cambiare e come, che cosa per forza denuncerà pure lui. Immagina, ma questo è giustissimo, quello che voglio dire è che tu non hai una primarietà rispetto al signore. Ah no, mia madre è morta anche però, mia. Sì.